Ciao a tutti ragazzi, sono Davis e questo è Super Nerd Bros. 83. Stiamo giocando a Resident Evil 0. Allora, abbandoniamo subito l'inchiostro. Ok, abbiamo sconfitto il pipistrellazzo. Abbandoniamo questa roba, tanto sicuramente questo non penso ci servirà ancora. No? You stay here. Anzi, vieni con This me. way. This way. Vediamo lui robe che ha. Ok, questo dovremmo scambiarlo in effetti. Ok. Allora, facciamo un viaggio. Penso che sia una cosa buona da fare. Recuperiamo tutti gli oggetti dalla casa. Semmai facciamo un taglio e ci rivediamo qua. Ok, abbiamo recuperato un po' di oggetti. L'inchiostro lo lasciamo qua. Tutti gli oggetti che erano nell'altra casa li abbiamo portati da questa parte, sperando di non dover tornare indietro, ma... Ok, sono tentato di prendere questo. Al massimo l'abbandoniamo lì per strada. Coltello, munizioni. Lasciamoli lì, vediamo cosa succede. Allora, abbiamo sbloccato l'ascensore da questa parte. E si scende. Quindi si suppone che andremo in un laboratorio, come di solito è quando si va sottoterra in questi giochi. Muro. Qui c'è una faccia di un tizio. C'è una scalinata che conduce in alto, ma è crollata e non può essere utilizzata. Niente, andiamo da questa parte. Libreria in totale disordine. Hanno rovistato da queste parti. Qui niente. Ah, un'altra macchina da scrivere, va bene. Un ascensore semplice per il trasporto degli oggetti. Ok, la stessa meccanica scopiazzata da prima. No, scusate. Non ci voglio mettere niente dentro. Diario di Marco, seconda parte. Pagina lacerata. Non ci sono gravi motivi di preoccuparsi, ma ho richiuso le mie piccole in una capsula speciale. Purtroppo non posso tenerle con me, potrebbe essere pericoloso, le nasconderò in quel posto. Se vuoi nascondere una foglia, lasciala in una foresta. Oh. Per aprire la capsula è necessario utilizzare il decolorante e non c'è pericolo che gli uomini di Spencer riescano a capire come riuscirci. Ok, decolorante che si fa attraverso di lei. Ok, questo è più morto che vivo. E qui non c'è niente. Niente di niente. La scaffale contiene numerosi libri che trattano di virus. I titoli non ti sono per nulla familiari. Però quando c'è questa visuale vuol dire che si può salire su. Allora il rampino ce l'ha lui.
Però con lui... No. Facciamo... Non so neanche io. Facciamo salire lei. E a te ti do... questi. Allora, forse con basta l'inquadratura, vediamo. Sì. Meccanica un po' strana, forse ai tempi... con questa inquadratura, con questo caricamento, si risolvevano la questione. Ah, ecco, questa l'avrei dovuta dare a lui, veramente. Non posso prendere niente, c'ho l'inventario pieno. Oh no. Ho solo 4 di queste. Sono senza colpi. No, mi ha ferito. Mi ha ferito con quell'esplosione. Una collezione esemplare di sanguisughe. Una delle capsule brilla. Capsule per la sanguisuga. Ok. Io sto morendo male. Esamina. C'è una sanguisuga dentro. Sembra contenere un esemplare di sanguisuga. Non c'è modo per il coperchio, forse è sigillato con un tipo di materiale speciale. Io sto molto 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 male. C'era una mappa lì. Adesso ho messo male. Qui? Pulsante. Ah, si è alzato il muro. Ah, ma no, ma ce n'è un altro. Proviamo a mandare su questi colpi. Ha funzionato, ok. Adesso si è aperto un altro passaggio di sotto. No. C'è secco. Ok. Vedi, così spariscono e non esplode. Qui c'è la sostanza chimica. Niente, con lui non si può. C'è un dispositivo per inserire la combinazione, ma manca un pezzo. Queste mi servono, eh. Ma non le posso mischiare, però. Credo. Lasciamole un attimo lì. No, ma qui. La porta è decorata con un busto di Marcus. C'è un foro alla base riservato a qualche oggetto. E sono bloccato.
chiusa. Piantina. Usa. Non è bastata. Una bottiglia. Sembra troppo alto per saltare giù. Chiuso. Niente. Devo stare molto attento perché con l'esso ho messo proprio male. Sembra essere un dispositivo per pompare gas nella stanza. Adiacente dispositivo vuoto al momento. Infatti vuol dire che il gas adesso è stato messo. È pieno di gas tossico. Per questo la sicurezza è stata attivata. Dati sulla crescita delle sanguisughe. Il virus è somministrato a 4 sanguisughe. Un primo stato di parassitismo e aggressività. Quindi in poche parole racconta l'evoluzione delle sì, degli esperimenti sulle sanguisughe. Vedo che ci sono delle scritte in rosso. Non mostrano più consegne di comportamento individuale. Si muovono in gruppo. Ok. Qui ci sono dei proiettili, ma no, io non c'ho il fucile. Ok. Ok, ecco. Erano zombie, quel rumore lì. Il tavolo operatorio è stato ribaltato, sembra che sia accaduto piuttosto di recente. È tutto insanguinato. Usa. Sì, siamo in un laboratorio. C'è una specie di cosa misteriosa sul tavolo operatorio. Cosa misteriosa. Rapporto dell'investigatore. Questi sono i risultati, questi sono fogli recenti degli esperimenti del dottor Marcus. Sì, praticamente sono stati i primi esperimenti.
Deve essere una sostanza chimica. Mettere nell'apparecchio per mescolare, sì. Ho già la sostanza verde. Ok. Devo trovare un'altra sostanza chimica. Questa è una porta, è uguale a quella di sotto. Cosa di Marco? C'è un forro a base riservato a qualche oggetto. Però è verde. Sostanza chimica. Aggiungi la sostanza chimica. Ah, decolorante. Allora, forse amuleto sanguisuga blu. Che sia questo che va giù. Una scultura blu a forma di sanguisuga. Sì. Sicuramente devo mandarlo giù. Inviamo un oggetto, dai. Sbattimento, tanto vale buttarlo dal buco. Questo era qua intrappolato. Ah, ecco, sì. Di qua. Qualcosa che posso mandare io per aiutare lei? Assolutamente nulla. Lasciamo perdere. Vediamo se funziona, direi di sì. La serratura è stata sbloccata. Io sono armato di vodka pesca lemon. Ok. Quadri. Una cosa sberluggicante. Bobina d'entrata. Non ho idea di cosa sia. C'è qualcos'altro. Una foto. A James, come ricordo della cerimonia di laurea 1939. Judging from the age, that guy could be Marcus's son or grandson. Ah, il figlio. Il signor Sephiroth vestito di bianco. Sì, io praticamente ho scambiato i personaggi perché mi sa che colpi che ho per lui sono di sopra e viceversa. Pazienza. Sperchiamo un sacco di colpi. E
E qui c'è quello verde. Ok. Direi che non c'è altro. Sì, qui riprendono un po' le stanze che ci sono nella stazione della polizia quell'estate. Ok, qui abbiamo preso tutto. Strani oggetti galleggiano nell'acqua. Chissà. Qui ci sono ancora questi, ma non ho più spazi. Allora, adesso dobbiamo magari fare qualche scambio di proiettili e quella chiave verde. Senti, te, mi sa che sarà meglio. Ok. Potrei anche salvare, e dai, non farmelo aprire 200 volte. Voglio inviare. Esatto, questi. Adesso voglio mandare sui proiettili. E dovremmo esserci. Scusate, ok. Io vorrei sapere quel fabbro, quello sto tizio che fa le porte nei giochi di Resident Evil, porca miseria. Accidenti. Ok, sto ancora abbastanza bene. Questi contenitori sembrano utilizzati per conservare cadaveri. Uno strano odore proviene dall'interno, posso immaginare. Agente sterilizzante. Che sia per togliere quel gas. Tanica contenente un agente chimico che può essere utilizzato per sterilizzare stanze contaminate dai virus. Proiettilazzi. Ok. Un cadavere all'interno di un sacco mortuario. Vi sia stato infilato senza troppa cura. Così. Ok, qua c'è solo questo oggetto chiave più dei proiettili.
Mi sembra abbastanza lineare la trama, qua il proseguimento della partita. Sarei quasi tentato di salvare, se non messo un salvataggio così vicino, che ci sia un altro boss. Stai giù, eh? Ok, sì, andrà qua sicuramente. Ok, ha funzionato. E dentro c'è un altro zombie, ovvio. Eh sì, ciao. Che trappolazza! Come consumare proiettili. Ok. Chiave della stanza dell'allevamento. Ecco. Chissà che cosa ci allevano. Io quasi quasi salverei. Ce l'abbiamo lì a portata di mano. Salvataggio, cavolo. Non, sì, lo possiederei se me lo prendi.